Nuovo appuntamento con l'altra politica, il contenitore che, come è noto, si occupa di narrare, di approfondire, di spiegare i fatti della politica, ma anche tanti altri fatti che evidentemente sono anche essi propriamente politici. La settimana che stiamo vivendo è una delle settimane più tragiche, più difficili nella storia recente della Calabria. All'alba di domenica, come tutti saprete, sul versante ionico della Calabria, nei pressi della spiaggia di Steccato di Cutro, si è verificata una immane tragedia. Più di 60 vittime, 64, ma il conto purtroppo dei morti è destinato a salire. 64 vittime, dicevo Ugo, rappresentano una pagina che ha scosso la coscienza di tanti, di molti, di tutti, ci auguriamo, la coscienza innanzitutto di coloro i quali a mani nude nelle prime ore di questo disastro si sono lanciati tra le onde per salvare quante più vite possibili, ma era già troppo, davvero troppo tardi. Leggevo poco fa la straordinaria cronaca dell'eroismo di due carabinieri che, giunti sul posto, si sono lanciati riuscendo a salvare i primi cinque migranti. Ugo. Una situazione, intanto buonasera, in continua e tragica evoluzione, perché non possiamo, caro Danilo, neanche fare i conti, no? Con quello che è accaduto, perché il bilancio delle vittime purtroppo è destinato a crescere. Alla luttuosità del momento se ne aggiunge anche un'altra, dobbiamo dirlo, che è quella anche un po' dei rimpalli, della dialettica, probabilmente in alcuni casi anche della speculazione politica, e questo rende, diciamo, ancora più interminabile questo momento duro al quale facevi riferimento. Noi abbiamo scelto di riferirci in questo nostro momento, che vuole essere anche di riflessione, ad una personalità che ha preso una posizione anche molto importante, forte, come si conviene in questo momento, per cercare di scrollare quelle coscienze di cui parlavi prima in apertura, Danilo. E dovremmo avere a tal proposito in collegamento da Ferrara il presidente della Fondazione Migrantes, Monsignor Giancarlo Perego, vescovo di Ferrara Comacchio. Monsignore, Eccellenza, buonasera e bentrovato. Buonasera. Senta, beh, lei ha giustamente parlato in termini molto seri, secchi, anche abbastanza impietosi di questa nuova tragedia del mare. Abbiamo anche visto tanta solidarietà dalle istituzioni europee, ma a proposito di questa Europa, cosa deve accadere perché ci siano misure, provvedimenti, perché ci sia una concertazione intorno al fenomeno migratorio? Che cosa deve accadere più, Monsignore? Anzitutto la consapevolezza sempre di più di chi sta mettendosi in viaggio, di chi è morto sulla spiaggia di Cutro. Sono persone che sono dell'Afghanistan, dell'Iran, dell'Iraq, del Bangladesh, sono persone che fuggono disperatamente per un diritto alla vita che hanno, un diritto di migrare, un diritto di trovare una protezione internazionale. E l'Europa finora è rimasta molto silenziosa di fronte a questi diritti, ha tergiversato. Credo che sia importante in questo momento che queste persone abbiano soprattutto un canale umanitario di ingresso nei paesi europei, nell'Europa. Un canale d'ingresso che possa effettivamente riconoscere questi diritti fondamentali alla vita, alle migrazioni e alla protezione internazionale. Questo chiede una grande operazione Mare Nostrum, come era avvenuta nel 2013, quell'operazione che era stata portata avanti solo dall'Italia in un momento drammatico di sbarchi. E
un'operazione che veda navi di tutti i paesi europei, ma veda anche l'impegno di tutti i paesi europei a un'accoglienza che sia veramente un secondo segnale importante che porti alla tutela delle persone, che porti alla promozione di queste persone. In un'Europa che è vecchia, che è stanca, che ha bisogno di rinascere, di rigenerarsi, oggi abbiamo l'opportunità nell'accoglienza di rigenerare questo nostro mondo. C'è solo l'Irlanda, l'unico paese che ha un dato, diciamo, positivo delle nascite rispetto ai morti. In Italia ne nasce uno e ne muoiono quattro. Abbiamo paesi che stanno morendo, città che stanno morendo e noi stiamo facendo morire le persone che possono essere il futuro di un'Europa. Persone che hanno il diritto, come quelle donne dell'Iran, alcune delle quali sono morte su questa coste, hanno diritto a lasciare il proprio paese perché hanno il diritto alla libertà. Non possiamo fare manifestazioni in piazza e poi lasciar morire queste donne, così come altre persone che hanno lasciato quei paesi in una rotta che è impressionante, che non sia stata seguita da nessuno. 1300 chilometri fatti nell'anonimato. 600-700 miglia marine senza accorgersi di una barca con 160-180 persone a bordo che alla fine si sono schiantate sugli scogli davanti a Cutro e alle coste crotonese. Il secondo aspetto importante è effettivamente che questa sia l'ultima tragedia che possa veramente scuotere le nostre coscienze e le responsabilità politiche dell'Europa e di ogni paese, e quindi che sia veramente il momento per ridisegnare gli accordi di Dublino e riuscire effettivamente a creare quelle condizioni di libertà che oggi sono possibili solo per poche persone attraverso corridoi umanitari che sono stati realizzati non dalle istituzioni, ma sono stati realizzati soprattutto dalle chiese protestanti e cattoliche in Italia, da Sant'Egidio, dalla Caritas, ma che vedono solo poche persone arrivare in sicurezza in Europa e nel nostro paese. In questo senso, allora, questo canale umanitario credo che sia l'aspetto fondamentale da cui riuscire a costruire. C'è un ultimo elemento, è che questa rotta ionica, come è stata chiamata, è parallela alla rotta balcanica. La rotta ionica ha visto lo scorso anno 40.000 persone a mettersi in mare, la rotta balcanica ne ha viste 200.000. Ecco, queste due rotte sono parallele e entrambe hanno bisogno non di muri, se ne sono alzati 16 in Europa in questi ultimi 10 anni, ma hanno bisogno di strade che portino alla sicurezza. Eccellenza, naturalmente nel corso degli ultimi anni, insomma, lo sappiamo tutti, il tema delle migrazioni, il tema dei migranti ha assunto una dimensione centrale, soprattutto nella discussione pubblica e politica e nella discussione europea. Ora, naturalmente spesso questo tema viene coniugato con il concetto dell'emergenza, no? Però diciamo, facciamo, come dire, un passo indietro, no? La Chiesa da questo punto di vista ha sempre avuto il dono di antivedere rispetto, no, poi alle istituzioni laiche. Questo è accaduto spesso e volentieri, ne è testimonianza il fatto che lei presiede una realtà il cui nome è appunto Migrantes, no? Perché poi alla fine tutti siamo migranti in qualche modo. Naturalmente ciascuno lo è con una diversa qualità, no? Noi le parliamo dalla Calabria, che è una delle terre di migranti per eccellenza. Ora, questo tema dei migranti, no? Secondo lei, nella percezione pubblica, no, perché è diventato un tema, così fortemente divisivo, così fortemente, cioè in qualche modo spesso segnato dall'indifferenza, o comunque, indifferenza è una parola forte, dall'assuefazione rispetto a tragedie, diciamo, la cui proporzione, come dire, non richiederebbe nemmeno, commento?
Credo che la ragione fondamentale è perché non stiamo governando questo fenomeno migratorio, cioè lo stiamo subendo, lo stiamo vivendo come se fosse un problema e non una risorsa. E questo è un primo aspetto importante. Abbiamo una legge sull'immigrazione che data ormai oltre 20 anni. In 20 anni siamo passati da 1 milione a 5 milioni di immigrati nel nostro paese. Abbiamo una legge sull'immigrazione che aveva pochi paragrafi dedicati ai richiedenti asilo. Oggi abbiamo una legge europea che regola il diritto d'asilo per tutti i paesi europei. Allora credo che sia importante anzitutto che si riforma una legge che faccia incontrare domande, offerta di lavoro, aiuti maggiormente ai ricongiungimenti familiari, permetta di riconoscere i titoli di studio delle persone all'interno anche del nostro paese e aiuti effettivamente soprattutto quei minori non accompagnati, come la legge Zampa stava promuovendo, che arrivano nel nostro paese, perché possono essere anche questi persone che un domani scelgano questo paese per la propria vita e amino questo paese. Dal punto di vista del diritto d'asilo è importante anzitutto che quell'accoglienza che è fondamentale sia strutturata in maniera diffusa, lo abbiamo sempre detto in questi anni, non concentrata nei grandi centri. Tutti sappiamo, ad esempio, in Calabria, il grande centro di Isole di Capo Rizzuto. Non è questa la risposta alla richiedente asilo, a chi chiede una protezione internazionale, ma la risposta deve avvenire nei territori, con protagonisti gli 8.000 comuni italiani, con la capacità veramente da subito di accompagnare persone. Le persone che sono passate da noi, provenienti dalla Siria negli anni scorsi, nel 2015, in fuga da questo paese che era in guerra, 800.000 che sono passate da noi attraverso gli sbarchi, oggi sono la più grande risorsa di sviluppo degli ultimi anni della Germania. Noi non li abbiamo riconosciuti, non siamo stati capaci di valorizzare professionalità, competenze di queste persone che fuggivano dal loro paese. Secondo aspetto importante dal punto di vista dei richiedenti asilo e protezione internazionale è riconoscere al loro interno anche chi è vittima di tratta e di sfruttamento. Tante volte non c'è questo riconoscimento, o il riconoscimento di coloro che fuggono da situazioni di cambiamenti climatici gravi. Pur essendoci un permesso speciale che riconosce questo, sono stati pochissimi, si contano sulle dita di una mano i casi in cui abbiamo dato diritto d'asilo a queste persone che non avevano più la terra, perché la loro isola era affondata sotto il mare per i cambiamenti climatici o altro, perché un terremoto, un'alluvione, un disastro ambientale aveva distrutto tutto quello che era importante per la loro vita. Occorre fare uno scatto legislativo che sia veramente capace di riconoscere il diritto alla protezione internazionale. Quando sento poi parlare che bisogna impedire le partenze, chi legge la storia delle migrazioni sa che è impossibile fermare le partenze. Noi siamo partiti in 50 milioni in 100 anni dall'Italia. Il problema è mettere le condizioni perché le persone ritornino. Lo stiamo vedendo con i nostri giovani, no? Che stanno partendo verso tanti paesi, 190 paesi europei. Se noi diamo delle opportunità e delle condizioni, che poi significa cooperazione e lo sviluppo, non solo a parole, ma nei fatti, le persone non lasceranno il loro paese, ma costruiranno là la loro vita e la loro storia, come hanno fatto anche i nostri italiani. Penso ad esempio ai 5 milioni che sono partiti nel dopoguerra per andare in Germania, 4 milioni e mezzo dopo 30 anni sono ritornati nel nostro paese. Ma quando? Quando il nostro paese offriva opportunità, possibilità di vita, e altri sono rimasti anche nei paesi dove sono stati, così come negli Stati Uniti, in Germania, eccetera. Ci meravigliamo
di chi fugge disperato, no? Ecco, da questo punto di vista. Ma quanti morti italiani ci sono nell'Oceano Atlantico che sono fuggiti alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e si sono inabissati con le navi che partivano da Genova o da Napoli all'interno dell'oceano, o i 217 nomi degli italiani inabissati nella Manica proprio perché stavano andando alla ricerca di un lavoro all'inizio del Novecento verso l'Inghilterra. Questa storia è una storia di emigrazione di sempre, e quindi è importante che abbiamo anche questo senso storico e non diciamo delle cose, magari alcune volte, che sono legate più alla emozionalità e non alla realtà di chi non può vivere in un paese e deve assolutamente lasciarlo per dare futuro a se stessi e ai propri figli. Eccellenza, le volevo chiedere un'altra valutazione, no? Perché in questa dinamica che certamente non è semplice, no? Ci sono molti aspetti che suscitano degli interrogativi ed è quello che le voglio rivolgere, riguarda essenzialmente la natura del migrante, la natura del profugo, perché per esempio recentemente, per un altro fatto drammatico che la guerra in Ucraina, l'accoglienza e il tema dei profughi che arrivavano dall'Ucraina è stato gestito con un determinato approccio. Mentre con riferimento ai migranti che risalgono verso nord dal sud del mondo in cerca di una speranza o ancora di più in cerca di libertà e di dignità, l'approccio è radicalmente diverso. Questo è sostanzialmente l'interrogativo che le pongo, aggiungendo come piccola postilla che una delle immagini, a mio avviso, più belle che abbiamo visto in questi giorni drammatici, nella tragedia, un'immagine bella, è stata quella di Monsignor Francesco Savino, che è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, che è andato ieri a Crotone e accanto all'imam della comunità islamica di Crotone, davanti al Palamilone che ospita i feretri, le bare di queste vittime, hanno sostanzialmente condotto, hanno pregato per queste persone. È un'immagine che a me è piaciuta davvero, davvero molto. L'interrogativo invece riguarda la natura del profugo, del migrante. Questa natura, essa stessa, suscita delle differenze di approccio. Tante volte di fronte a una persona che migra dal proprio paese, noi effettivamente ci comportiamo in maniera diversa. Un po', uso questo termine in maniera pirandelliana, cioè uno, nessuno e 100.000. Se serve a casa mia per seguire mia madre che è anziana, non autosufficiente, ne voglio una, la voglio subito. Se servono per le mie fabbriche, le mie industrie, ne chiedo 200.000, come hanno chiesto gli industriali italiani in questi giorni o gli agricoltori che non hanno più chi raccoglie le persone, i lavoratori che raccolgono la frutta sulla pianta. Se non mi servono a casa o in fabbrica, o in azienda, non la stiano tutti a casa loro. Ecco, tante volte c'è questo atteggiamento e questa lettura strumentale del migrante economico. Per quanto riguarda poi il richiedente asilo, cioè chi fugge da una situazione di guerra, come abbiamo visto per l'Ucraina, l'attenzione a queste persone avviene nella misura in cui anche i mezzi di comunicazione sociale fanno diventare quella situazione drammatica, quella guerra come la nostra guerra, come la terza guerra mondiale, come un pericolo per la nostra Europa. E allora dopo 20 anni ci accorgiamo che possiamo dare la protezione temporanea da subito a queste persone, anche se diciamocelo onestamente, l'Italia in Europa è stata la nazione che ha accolto meno
ucraini, pur avendo la comunità più numerosa di 250.000 persone in Ucraina, perché il nostro sistema è stato un sistema che fa acqua da tutte le parti di accoglienza, è stato in grado di accogliere soltanto 30.000 persone sulle 170.000 persone arrivate. Le altre persone sono state accolte dalle parrocchie, dalle famiglie stesse degli ucraini, dalle famiglie di persone che avevano in casa un ucraina e che poi molte persone hanno preferito lasciare l'Italia per andare in Germania, in Inghilterra e in altri paesi europei. Quindi abbiamo dato subito questa protezione temporanea, ma al tempo stesso non abbiamo dato un segnale positivo di accoglienza. Anche nella scuola, purtroppo sono stati accolti metà dei bambini che erano arrivati. E da questo punto di vista, quindi, dobbiamo fare dei passi in avanti e non semplicemente in alcuni casi sbandierare la nostra apertura, la nostra accoglienza dei veri profughi di guerra, come abbiamo detto per quanto riguarda gli ucraini, ma dare il giusto nome a tutte le persone che vivono la stessa drammatica situazione e rivedere un nostro sistema di accoglienza istituzionale che sia maggiormente funzionale a questa realtà di una protezione internazionale. Un'ultima domanda, poi la lasciamo al suo lavoro, non prima di averla ringraziata per la cortesia. Ovviamente, beh, la legislazione di qualche tempo fa, recentissima, non può assolutamente essere messa in connessione con quello che è accaduto. Le cause, tutto quello che c'è da verificare sarà oggetto di studio, di indagini, di tempo che inesorabilmente passerà. Però volevo chiederle un parere sull'approccio del governo, della legislazione ultima nei confronti delle organizzazioni non governative. Questa tragedia, dal suo punto di vista, supera l'atteggiamento un po' ostile nei confronti di queste entità, di queste organizzazioni non governative? E quando parlo di ostilità, si faccia attenzione, io non parlo soltanto dell'indirizzo legislativo politico italiano, perché poi anche altri paesi del sud occidente, del sud Europa, non è che abbiano grandissime diversità dal punto di vista del trattamento della materia ONG. Lei che cosa pensa della regolamentazione che si è voluta imporre? La reputa anche lei superata? Sì, è vero, è abbastanza, diciamo, naturale che non ci sia una causa-effetto in ordine al decreto-legge che è avvenuto, questo è abbastanza ovvio, ecco. È anche vero però che il decreto che è uscito è un decreto che non legge la situazione attuale, che chiede un maggiore impegno delle istituzioni e della società civile di cui l'ONG sono rappresentanti per fare in modo che il soccorso in mare delle persone che sono in viaggio e cercano di salvarsi da una situazione drammatica, il soccorso sia fatto insieme e sia rafforzato e rafforzato anche in maniera europea. Quindi diciamo che il decreto che è uscito non è un decreto straordinario che affronta impegni straordinari, ma è un decreto che non legge la situazione dell'immigrazione e del diritto d'asilo oggi nel nostro paese. Quindi un decreto che, come abbiamo detto, andava abrogato per misure invece nuove, più importanti, che vadano nell'ottica dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, perché le persone oggi che lavorano in Italia stanno arrivando semplicemente con un permesso turistico, non c'è incontro fra domande e offerte di lavoro, perdendo contributi, creando insicurezza sul lavoro, creando contrapposizione lavorativa tra lavoratori di serie A e di serie B e creando anche sfruttamento. Abbiamo chiesto che ci sia un maggiore impegno per quanto riguarda i corridoi umanitari, abbiamo chiesto che ci sia il riconoscimento dei titoli per valorizzare da subito la competenza di persone che arrivano e abbiamo chiesto che ci sia la capacità effettivamente di fare in modo che
quella cooperazione allo sviluppo parta proprio da una nuova legge dell'immigrazione che dà alle persone la possibilità di lavorare, di costruire risorse che possono diventare come rimesse la prima risorsa per lo sviluppo del loro paese, per l'educazione dei loro figli, per la salute delle loro famiglie. Bene, Grazie. grazie eccellenza, la ringraziamo davvero di cuore per aver Grazie a partecipato voi. a questa nostra discussione, la lasciamo diciamo anche ai suoi Certo. impegni, a presto sentirci. E vederci Grazie anche in a Calabria. voi, Arrivederla, arrivederci, eccellenza. eccellenza. Allora, caro Ugo, insomma, il tema, anzi, temo, Non le non il manda a tema, dire, Sua no, no, Eccellenza. è stata un'analisi molto lucida e approfondita. Ci fermiamo. Certo.